Il servizio elettorale è una funzione dello Stato espletata dal Comune. Il sindaco, in qualità di ufficiale di governo, riveste infatti le funzioni di sovrintendenza, vigilanza e controllo per garantire il funzionamento ottimale del servizio elettorale, che viene svolto materialmente dagli uffici ed affidato ai dirigenti e ai responsabili dei servizi. La macchina organizzativa elettorale è composta di circa 2.000 persone. Per quanto riguarda il Comune di Napoli, al di là ovviamente dei componenti dei seggi che sono esterni al Comune. Insomma. Le 2.000 persone comunali sono i dipendenti dei principali uffici del Comune che sono impegnati nelle varie operazioni preparatorie rispetto alle consultazioni, oltre a circa 700 dipendenti che invece durante i giorni delle consultazioni assistono le sezioni sui luoghi di espressione del voto. È una macchina organizzativa complessa, dunque, che si mobilita già mesi prima dell'appuntamento elettorale ed è in continua fase di aggiornamento, mentre nei giorni del voto è in costante contatto sia con tutti i seggi elettorali per assicurare il supporto necessario alle operazioni, sia con i cittadini per le necessità legate alle documentazioni ed al loro supporto. Durante i giorni del voto succede un po' di tutto, in effetti. Possono esserci tanti inconvenienti legati alla difficoltà degli elettori di raggiungere il seggio, a contestazioni che ci possono essere durante le operazioni di voto, a piccoli problemi organizzativi e relazionali che si determinano sui seggi, ma in realtà durante i giorni del voto, tranne casi eccezionalissimi, il clima è complessivamente sereno e tranquillo. I dipendenti comunali sono oramai diventati molto esperti in questa loro funzione, riescono a fronteggiare abbastanza bene le cose. Gli uffici del Comune di Napoli hanno cominciato le attività già nel dicembre del 2012 per la costituzione e l'allestimento degli 885 seggi cittadini, di cui 17 sezioni ospedaliere, 7 case di cura e 7 case circondariali. Una situazione che dobbiamo fronteggiare un po' più impegnativa è quella immediatamente precedente alla costituzione del seggio, perché non siamo mai in condizione di sapere con esattezza quanti scrutatori e quanti presidenti effettivamente si costituiranno sui seggi. Quindi capita che noi dobbiamo procedere, a volte anche con una certa concitazione, a nominare numeri anche abbastanza consistenti di sostituti dei presidenti di seggio. Abbiamo raggiunto anche punte di oltre 200 sostituzioni, cioè oltre il 25%. Negli ultimi anni, devo dire, è un problema sempre meno significativo. In questo corridoio, storicamente, i dipendenti della Segreteria Generale, negli ultimi giorni precedenti alle elezioni, in particolare nel giorno di mercoledì, giovedì e venerdì precedente alle elezioni, mettono insieme tutta la documentazione che deve costituire il supporto per i componenti dei seggi elettorali, in particolare per i presidenti, facendo in modo che ogni sezione abbia i documenti che riguardano appunto il proprio corpo elettorale e la propria sezione elettorale. Per ogni necessità legata all'espletamento del diritto di voto, quindi per problemi o chiarimenti su tessere elettorali, carte d'identità, accesso ai seggi per elettori con disabilità motoria o altro, è possibile rivolgersi ai servizi anagrafe, stato civile elettorale, ai recapiti in sovraimpressione. Tutto è semplificabile, tutto è possibile rendere più efficiente. Forse un maggiore ricorso alle comunicazioni informatiche semplificherebbero di molto le operazioni. In molti altri stati, in Europa e fuori Europa, ormai il voto elettronico è una normalità. Noi in Italia ancora non abbiamo attivato questa procedura, nonostante siamo stati fra i primi paesi ad applicare la carta d'identità elettronica, che potrebbe tranquillamente essere utilizzata come tessera elettorale, insomma potrebbe contenere tranquillamente i dati che sono contenuti nella tessera elettorale e quindi essere un buono strumento per questo tipo di innovazione.